Roma e Juventus anticipano i loro impegni di campionato a causa delle coppe europee. Sabato gli anticipi della quinta giornata del girone di andata del campionato di Serie A regalano due importanti sfide. Si comincia alle 18 con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Verona. Complice anche il compleanno del capitano Francesco Totti, i giallorossi cercano i tre punti e l'allungo solitario. Ma non sarà facile contro il Verona, reduce dal 2-2 interno contro il Genoa. Alle 20.45 insidiosa trasferta per la Juventus a Bergamo contro l'Atalanta. Bergamaschi reduci dal capo di San Siro e i bianconeri vincenti in casa con il Cesena per 3-0. Dovrebbe essere pura formalità, ma i bergamaschi in campo ed in casa sanno farsi rispettare. Motomondiale e volley in primo piano in questo fine settimana sportivo. Per la pallavolo stasera quarta giornata dei mondiali di volley femminile con la sfida Italia-Germania. Le ragazze di Marco Bonita in testa al girone H e di diritto già alla seconda fase della rassegna iridata. Per il motomondiale quindicesimo appuntamento in Spagna per il Gran Premio d'Aragona, con attesa per ciò che farà Valentino Rossi. Nelle libere di venerdì miglior tempo per Andrea Dovizioso, che precede Marquez di 43 millesimi e Dani Pedrosa di 4 decimi e mezzo. Avvio della gara domani alle 14. Sesta giornata del campionato di Serie B in cui la capolista Perugia cerca di riallungare nei confronti delle inseguitrici, ospitando il Brescia che si trova nella parte centrale della classifica. Per Provercelli, Carpi e Trapani, sfide insidiose contro Frosinone, Varese ed Entella, mentre il Bari aspetterà lunedì per la trasferta di Lanciano. Ecco il programma completo. Oggi alle 15 Avellino Livorno, Bologna Cittadella, Crotone Vicenza, Latina Ternana, Modena Spezia, Perugia Brescia, Provercelli Frosinone, Varese Trapani, Entella Carpi, Catania Pescara domenica alle 18 e Lanciano Bari lunedì alle 20.30. Da domenica 28 settembre ritorna l'appuntamento con Radio Sport, la storica testata sportiva di Speciale News, che vi racconterà i grandi eventi sportivi nazionali ed interregionali con Mimmo Siena in studio. Gli appuntamenti, come da molti anni, saranno come al solito tre: il settimanale sabato alle 12.30, la domenica a mezzogiorno, la giornata lunedì alle 18. Di conseguenza Sport Report, il TG dello sport, cambia collocazione e andrà in onda dal martedì al venerdì alle 13.00.